Il videocorso di oggi ha come argomento le siepi monospecie, e cioè non le siepi miste, quelle siepi che sono costituite di un'unica essenza, di un'unica specie, che sono, diciamo, prestano anche il fianco, tutto sommato, ad essere formate, ad essere squadrate, ma sono altrettanto belle anche lasciate andare, libere. In ogni caso la siepe ha un'importanza capitale nell'ambito di un giardino, è quel muro verde che ti chiude all'interno e quindi tu vivi la giornata tranquillamente, senza gli occhi, diciamo, di persone magari non gradite. E quindi il fatto di costituire una quinta di verde che ti racchiude in giardino, ti fa star bene in definitiva, è molto importante. Quindi è importante la scelta di questa tipologia di piante. Ognuna di queste specie hanno caratteristiche che si differenziano, alcune sono a foglia caduca, alcune si alzano moltissimo in altezza, altre vivono in spazi molto ristretti, siepine di 20 cm per circoscrivere magari una bordura, una aiuola, qualcosa del genere. Quindi noi andremo ad analizzarle una alla volta e di queste specie vi racconterò la coltivazione soprattutto. Alcune di queste purtroppo sono soggette anche di tanto in tanto a qualche attacco parassitario. Vedremo quali, vedremo come curarle e soprattutto i dosaggi, in modo che sia facile coltivare la propria siepe tranquillamente, senza ricorrere al fatidico giardiniere. Non me ne vogliono i giardinieri. Questo è il Buxus sempervirens, cioè il bosso sempreverde. E questa invece è la siepe formale per eccellenza, cioè i giardini rinascimentali, dai giardini rinascimentali, giardino all'italiana, se andiamo in Francia, Le Notre ha disegnato giardini bellissimi con questa tipologia di siepe, ed è anch'essa di un'eleganza straordinaria. Qui basta guardare la fotografia per rendersene conto. Sono quelle siepi che consentono appunto anche le forme, e cioè le forme vuol dire che si possono fare le palle rotonde, si possono fare i cunei, le piramidi. È una pianta che si presta benissimo al taglio. Questa invece che vediamo è una siepe di edera, dall'idea di una siepe di lauro o qualcosa di simile. Nella realtà si tratta di edera arborescens o edera arborea. Diciamo che è una specie di edera che non ha i tralci che si allungano, ma ha un portamento abbastanza cespuglioso, cespugliare. Ed è una pianta che, lo dice la parola stessa, il fatto che si tratti di edera è significativo del fatto che vive bene anche in situazioni ombreggiate. È chiaro che le piante da siepe sono infinite, ce ne sono tante, gli utilizzi naturalmente sono i più disparati, però le malattie, come avete capito, più o meno sono le stesse. Magari più avanti faremo un altro videocorso con altre piante, raccontandovi come crescono, come si curano se si ammalano e soprattutto l'utilizzo che devono avere all'interno del proprio giardino. Il prossimo videocorso sarà ancora su notizie che riguardano l'andamento del giardino, perché il giardino è, credo, un nostro compagno di vita quando abbiamo la possibilità di averlo.